Buongiorno a tutti, venerdì 14 maggio, nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta per raccontarvi Milano, i fatti principali e tutto quello che avviene nella nostra città. Oggi è venerdì e come sempre il venerdì si inizia guardando un po' l'agenda della prossima settimana, vedendo un po' quello che ci sarà da fare in città, soprattutto il venerdì, grazie al nostro ospite, parlando di webinar, parlando del mondo digital, di tutto quello che può aiutarci a conoscere meglio il mondo del digital. Lui è un esperto, lui ne scrive da tantissimi anni su Startup Italia, è l'articolo più letto in assoluto per chi vuole sapere qualcosa degli appuntamenti di quel mondo lì, e allora noi l'abbiamo invitato a dirceli sempre in anteprima. Sto parlando di Andrea Romoli, buongiorno Andrea! Ciao, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Milano All News. Grazie mille davvero per esserti sempre collegato con noi tutti questi venerdì per darci l'agenda appunto di quello che potrà succedere e a cui potremo partecipare nella prossima settimana. Che cosa quindi ci consigli nei prossimi 7 giorni? Allora, guarda, innanzitutto giusto iniziando da lunedì, inizia una settimana intera dedicata all'Internet of Things. Infatti è la settimana di IO Things Week, ci saranno decine di eventi in live streaming, speaker nazionali e internazionali dedicati a chi appunto sta progettando il futuro utilizzando tecnologie come appunto dicevo prima Internet of Things, Edge, 5G, AR, VR, quindi Advanced Reality, Virtual Reality, Artificial Intelligence, Data Analytics e altro ancora. Questo praticamente è un evento tutta la settimana dal lunedì 17 fino a venerdì 21, per cui senz'altro per chi si occupa di Internet of Things è un evento assolutamente da non perdere. Martedì vi segnalo che inizia CodeMotion Online Conference, l'edizione Nordics, e durante la conferenza ci saranno online multitrack di CodeMotion, quindi di sviluppatori, sia speaker che appunto sviluppatori speaker che sviluppatori di professione che parleranno appunto di back-end, front-end, anche in questo caso artificial intelligence, machine learning, soft skill, quindi senz'altro un evento per chi si occupa appunto di coding da non perdere anche questo. Sempre martedì inizia un altro evento molto interessante che è la Fashion Tech Week italiana ed è un evento internazionale di 3 giorni dedicato a digitale, tech e sostenibilità nel settore della moda, beauty e lifestyle, per cui appunto ci saranno anche in questo caso speaker nazionali e internazionali e poi soprattutto il tutto si terrà su una piattaforma che è la piattaforma di CoderBlock, che se non conoscete vi consiglio di andare a vedere ed è una delle piattaforme di punta in questo periodo, che si è sviluppata in questo periodo di pandemico, che permette appunto di ricreare una situazione di conferenza ma online, e quindi ognuno ha un avatar, i partecipanti hanno un avatar con cui possono interagire con tutti gli altri partecipanti, oltre a effettuare appunto delle conference, come in questo caso per quanto riguarda la Fashion Tech Week. Sempre martedì vi segnalo un evento senz'altro da non perdere, la sera, che è il Google I.O. Keynote, ed è appunto il corrispettivo di quello che fa Apple solitamente, però in questo caso dedicato a Google e tutto l'ecosistema Google, quindi con annunci che riguarderanno i nuovi prodotti e i nuovi software sviluppati da Google. Senz'altro un evento da non perdere, dura fino a giovedì questo. Però appunto l'evento principale, più importante, è nella serata di martedì, che è appunto il Google I.O. Keynote. Mercoledì, oltre appunto a ricordarvi che proseguono sia la Fashion Tech Week, di cui ho appena parlato, e CodeMotion, ci sono altri eventi. Uno di questi è la seconda edizione del Digital Punk Formazione 2021, un incontro molto particolare di 57 minuti, dedicato al tema della comunità sull'innovazione digitale
da cui i partecipanti attingeranno consigli, spunti e trucchi sui temi con... 57 Cosa? 57 minuti, non uno più, non uno 57 meno. minuti, infatti inizia alle 11:33. Hanno deciso di una cosa molto particolare. Precisi, eh? Tratterà cyber security, intelligenza artificiale, blockchain, risorse umane, per cui senz'altro anche questo una cosa particolare sia per la durata sia appunto per gli argomenti che verranno trattati. Giovedì vi segnalo un evento che durerà fino a sabato ed è Vado in Africa Summit. È un evento digitale nato con l'obiettivo di mostrare le molte possibilità di relazione costruttiva e business sostenibile con il continente più giovane del mondo. Quindi sono 3 giorni di talk, incontri e testimonianze per raccontare l'imprenditorialità a cavallo tra l'Italia e l'Africa e facilitare appunto lo scambio di esperienze dirette con imprenditori e professionisti. Anche questo senz'altro un evento che secondo me è da non perdere senza ombra di dubbio. Passo a venerdì. Venerdì vi segnalo il Social Women Talk, che è il primo evento italiano di Digital Women's Empowerment, un'intera giornata di formazione dedicata a social media, marketing, growth hacking, podcasting, copywriting, personal branding, SEO, SEM, finance e criptovalute e molto altro. Il tutto ovviamente con l'impronta del Women Empowerment. Soprattutto venerdì è anche la giornata dello Startup Italia Open Summit Sardinia Edition, e anche in questa edizione sarda ha un claim che è Ask Me Anything From Anywhere, ed è appunto un claim che punta incentrato sulla forza propulsiva della rete che aggrega e fornisce risposte in tempo reale, e tutto questo avverrà appunto dalla Sardegna, al posto del digitale in Italia. Il primo presidio, se non tutti se lo ricordano, primo presidio di internet, e si ragionerà appunto sui fenomeni emergenti di reshoring e southworking. Anche questo senz'altro da non perdere. Chiudo con sabato dal Teatro Fraschini di Pavia vi segnalo TEDx Pavia, un evento di comunicazione e di divulgazione culturale il cui scopo principale è quello appunto di stimolare riflessioni, aprire la mente, ispirare e condividere idee di valore. Ci saranno speaker di stampo internazionale, outsider, ricercatori, artisti e scienziati, e ognuno avrà 15 minuti di tempo per appunto esprimere la propria idea. Insomma, la settimana bella piena, no? Settimana bella piena. Tanti gli eventi, finalmente insomma si torna a fare eventi nella nostra città, beh insomma tu avrai sicuramente poi, sarai una trottola quindi che girerà tra un evento e l'altro, poi ne troverai sicuramente anche altri da raccontarci. Ricordiamo appunto che su Startup Italia c'è il tuo articolo, giusto? Esattamente, sarà online tra oggi pomeriggio e domani mattina. Perfetto. Andrea, buon weekend, riposati. Grazie, in vista di una settimana bella piena. Buon weekend a tutti. Grazie. Ok, ciao, grazie mille, un saluto ad Andrea Romani, grazie mille davvero, buona giornata e buon lavoro. Continuiamo con quel momento di pausa che ci serve per poi introdurre il tema della giornata di oggi. Oggi parleremo con il Naga di tutto quello che fa a Milano, ma prima ci sono le foche parlanti, soprattutto c'è l'incursione poetica delle foche parlanti. Quest'oggi è il momento di Francesca. Lo so che ognuno è il gigante delle sue ferite. Ognuno è dentro una lotta senza fine. Non c'è riparo al guasto che ci attende. Non si può diluire la morte. Ma ogni giorno si può avere un attimo di bene. Si può, con umana pazienza, guardare questo mondo che si scuce. Se nulla è sicuro e nulla sembra vero, restiamo vicini, strofiniamo il buio per farne luce. Fare luce, una poesia di Franco Arminio.
Ben ritrovati, eccoci qua, le foche parlanti, come sempre nella loro incursione poetica che ci danno quel momento di riflessione per poi entrare nel vivo della nostra puntata. Ve l'ho anticipato poco fa, l'avete visto anche nella copertina della nostra puntata. Quest'oggi parliamo con il Naga. Cos'è il Naga? È già stato ospite qui da noi, ma per chi se lo fosse perso, per i più distratti, beh, lo possiamo chiedere direttamente alla presidente Sabina Alasia. Buongiorno Sabina, ben ritrovata. Buongiorno, grazie. Grazie mille Sabina appunto per aver accettato il nostro invito. Allora, il Naga, Naga è una storica associazione milanese, ma che cosa fa? Come lo fate? Lascio la parola a te. Sì, allora il Naga è appunto un'associazione milanese che ha ormai più di 30 anni, da più di 30 anni attiva nella città e principalmente si occupa di fornire assistenza sanitaria, sociale e legale ai cittadini stranieri. E contemporaneamente ci impegniamo per l'emersione di diritti per tutti, perché ripetiamo sempre che se i diritti non sono di tutti, allora sono privilegi. Quindi abbiamo una diverse attività che con questa finalità. In che maniera appunto aiutate le persone straniere? Che poi che questo, di quelle parole è un po' complicato, no? Perché non sono, ahimè, tutti gli stranieri, ma solo una certa parte che viene e ha bisogno del vostro aiuto. Come fate? In che modalità? Sì, allora diciamo che l'associazione è nata e ancora oggi ha tra una delle sue attività più importanti quella di avere un ambulatorio medico, quindi che funziona grazie all'aiuto di medici, infermieri, operatori volontari, che si occupano dei problemi di salute di persone che non hanno permesso di soggiorno e che per questo motivo quindi non hanno un medico di base e non possono accedere al sistema sanitario nazionale come facciamo tutti noi. Quindi è un'attività di vera e propria medicina di base presso il nostro ambulatorio. A questo poi negli anni si sono aggiunte altre attività che sono ad esempio supporti nelle richieste di tutte quelle pratiche burocratiche amministrative che riguardano la vita di un cittadino straniero, rinnovo del permesso, richieste di cittadinanza, ricongiungimenti, così come abbiamo un'altra attività concentrata sui richiedenti asilo e rifugiati politici, dove in una seconda sede rispetto alla nostra centrale che è in zona Corso San Gottardo, ne abbiamo un'altra che ospita il centro Nagar, che è un centro diurno per richiedenti asilo, appunto, e rifugiati, dove insieme a un supporto anche qui, diciamo, di tipo più legale per fare appunto domanda d'asilo, è anche uno spazio di socializzazione dove creare, diciamo, uno spazio sicuro dove passare del tempo. Ovviamente con la pandemia queste attività sono state un po' ridotte per questione ovviamente di mantenere la sicurezza di tutti, però speriamo che possano presto ripartire. Perché lo fate? Questa è la domanda che molti si fanno. Perché dedicare il proprio tempo ad aiutare queste persone che vengono alla nostra città a cercare una vita migliore, no? Sì, perché per noi è proprio una questione di diritti, nel senso che riteniamo che tutte le persone siano uguali, debbano avere accesso agli stessi diritti e che non, diciamo, l'accesso ai diritti non possa dipendere solo dal possesso o meno di un documento, diciamo, per restare e crediamo che in realtà tutti i cittadini del mondo siano liberi di spostarsi secondo i propri bisogni. Il fatto, cioè molto spesso poi il fatto di è quasi una questione di casualità. Se nasci in un paese più sfortunato, allora ti vengono precluse tutta una serie di diritti che invece altre persone hanno. Quindi, basandoci, diciamo, su questo principio, interveniamo dove lo Stato non interviene, dove le istituzioni pubbliche non ci sono. Il fatto che il Naga sia un'associazione che ha più di 30 anni, appunto come dicevi, ma che sia milanese, quindi che nasce a Milano, la dice lunga però sulla nostra città, nel senso che è la città, mi sembra di capire, da una parte delle grandi vetrine, dei grandi eventi e dei grandi investimenti anche, ma dall'altra parte c'è sempre più bisogno di aiutare chi rimane indietro. Sì, assolutamente, anche perché l'essere una grande città, di fatto una delle più importanti, con un forte potere attrattivo anche per questioni di lavoro, fa sì che siano tante le persone che si spostano in città, appunto a Milano, per cercare magari di avere più opportunità. Opportunità che però in questo momento la città non è in grado di offrire a tutti e a tutte allo stesso modo, e quindi il nostro, diciamo, intervento è ancora Quali necessario. sono le motivazioni che li porta a venire proprio a Milano? Immagino che ne parlate tanto su questo, no?
Sì, ma nella maggior parte dei casi è proprio nel senso è una sapere che è una città grande dove ci sono più cose, più possibilità e quindi diciamo lo stesso motivo per cui poi anche tante altre persone italiane si spostano magari da altre regioni verso Milano. E poi ovviamente se no anche la presenza di reti familiari o contatti di conoscenti, anche questo diciamo è sempre un po' un fattore per spostarsi. Tu hai parlato di diritti, hai parlato prima, è una cosa che voi tenete molto, appunto, quella di pari diritti per tutti, che poi insomma è sancito anche dalla Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo, quindi non è che chiedete chissà che cosa. Con i diritti è un tema che abbiamo già affrontato qualche settimana fa parlando del CPR di Milano. E mentre parlavamo appunto con la rete che no ai CPR, è proprio saltato fuori il nome del Naga perché voi avete fatto un'interessante iniziativa. Spiegaci bene cosa avete fatto all'interno, o meglio, che cercate di fare con chi è all'interno del CPR di Milano. Sì, quello che cerchiamo di fare, che tra l'altro è un'attività storica che il Naga ha portato avanti, che anzi è nata nel momento in cui era nato il primo all'epoca CIE nella città di Milano, Sì, ovvero quella ecco. di cercare di essere un contatto anche per chi ormai è trattenuto. Quindi abbiamo attivato un centralino che in questo momento è disponibile tutte le sere. I nostri volontari rispondono al telefono per ricevere richieste di supporto e di aiuto. O dalle persone trattenute o dai loro familiari e conoscenti. Questo perché una persona trattenuta in CPR ha davvero poco tempo per procurarsi un avvocato, per essere a conoscenza dei diritti che gli spettano e diciamo per poter è necessario intervenire tempestivamente. Quindi l'esigenza di avere questo centralino disponibile tutti i giorni nasce da questo. Quando diciamo che ci state provando, non è che non ci riuscite perché siete incapaci, ma perché, mi dicevi, non è facile riuscire a far arrivare l'informazione all'interno, però, giusto? Ecco, aspetta, è saltato un attimo la comunicazione, allora adesso cercherò di farvi capire appunto che quando parliamo di tentativo da parte del Naga di fare questo servizio non è per incapacità tecnica o incapacità dei volontari di fare un centralino, ma perché, mi diceva Sabina, ci sono delle difficoltà proprio al far avere questo semplice 02, però anzi dici il numero Sabina, così lo mettiamo anche in sovraimpressione per chi poi magari ha parenti o cose così. No, insomma, il problema, mi dicevi, principale è far arrivare questo numero all'interno del CPR, giusto? Esatto, anche perché al momento ci risulta che l'uso dei telefoni da parte delle persone che si trovano nel centro non è così semplice, nel senso che l'uso dei cellulari che le persone possiedono non è consentito, sono solo alcuni orari, così come un telefono fisso, diciamo, a disposizione, ovviamente deve ruotare tra tutte le persone presenti. Quindi diciamo, le difficoltà sono dovute proprio a far sì che le persone dentro possano chiamare e fare in modo che arrivi loro la notizia che esiste questo centralino. Come sta funzionando, come sta andando? Nel senso, quali sono le storie che avete raccolto finora e quanto supporto riuscite a dare? Ma in realtà negli ultimi tempi, diciamo, la maggior parte delle chiamate che abbiamo ricevuto in questo senso riguardavano molto spesso cittadini appena arrivati, che praticamente nel momento successivo diciamo, allo sbarco nel sud Italia venivano trasferiti direttamente a Milano. Si tratta nella maggior parte dei casi di persone di cittadinanza tunisina. E quindi lì è stato veramente necessario intervenire in tempi molto rapidi, perché quello che noi cerchiamo di fare è di capire un po' la situazione e intervenire qualora il trattenimento, ad esempio, fosse illegittimo, perché ci sono alcune categorie di persone che non dovrebbero essere inserite in un CPR, come ad esempio i minori, le persone vulnerabili. Quindi cerchiamo di individuare se ci sono categorie di questo tipo per aiutare. Quello che poi noi facciamo è fornire il supporto di un avvocato e tutte le informazioni necessarie. Sabina, se ne è parlato un po' di più forse negli ultimi giorni di CPR, o meglio, qualcuno l'ha accennato, perché in Inghilterra, in Gran Bretagna, sono state fermate delle persone comunitarie, diciamo, europee, anche una ragazza italiana sembrerebbe, trattenute contro la propria volontà e trattenute isolate dal mondo. Situazione risolta in qualche ora, che però insomma, non, immagino non belle.
Com'è che però appena succede una cosa del genere se ne parla subito? A Milano succede ormai da mesi e nessuno ne parla. Come mai? Perché purtroppo si applicano spesso pesi e misure diverse a seconda delle persone di cui stiamo parlando. Ovviamente ha fatto molta notizia che fossero dei cittadini europei, che tra l'altro fino a pochissimo tempo fa potevano entrare e uscire dal Regno Unito senza problemi, però una delle conseguenze della Brexit è stato in realtà anche il ricostituirsi di un confine non più così permeabile come era quello di prima. Però in realtà secondo me è semplicemente la dimostrazione che i fenomeni migratori di qualunque tipo non si possano governare in questo modo, solamente limitando e creando barriere, ma vanno creati dei canali per permettere alle persone di spostarsi in sicurezza e secondo necessità. Ricordaci un attimo, siamo quasi in chiusura, Sabina, ricordaci un attimo tutte le coordinate invece per seguire l'operato del Naga e anche cosa possiamo fare per aiutare il Naga. Allora, tutte le nostre iniziative, attività e tutto quello che siamo e facciamo è disponibile sul nostro sito che è naga.it, così come sulla nostra pagina Facebook. Basta cercare Associazione Naga Milano, dove cerchiamo di tenere aggiornati sugli eventi a cui partecipiamo e sulle attività che facciamo, e cerchiamo anche di commentare quando ci sono, alcuni casi di cronaca abbastanza importanti che riguardano i nostri temi. Cosa si può fare per il Naga? Principalmente due cose, direi. Una è quella, qualora le persone avessero tempo, di diventare i nostri volontari, perché la nostra è un'associazione che si basa sul volontariato. Al momento siamo circa 400 e circa 2 volte all'anno facciamo un corso, per organizzare dei nuovi ingressi di persone interessate. E se no, l'altra cosa che si può fare è quella di sostenere l'associazione con delle donazioni o, visto che è il periodo, con il 5 per 1000, che non costa neanche nulla, è solo inserire una firma. Cosa deve avere di speciale il volontario Naga o la volontaria del Naga? Ma di speciale nulla, basta aver voglia di impegnarsi, condividere i nostri principi e mettersi a Devo per forza essere disposizione. un avvocato, un medico? Assolutamente no. Se ovviamente se una persona è medico potrà prestare servizio nell'ambulatorio, ma anche persone che non hanno una professionalità specifica imparano poi sul campo, diciamo. Perfetto, allora Sabina, io ti ringrazio tantissimo, porto i nostri saluti a tutto il personale del Naga che so essere numeroso e sempre impegnato, grazie davvero e fateci sapere appena avrete nuove iniziative o eventi sulla nostra città, insomma siamo qui per parlarne. Assolutamente, grazie. Grazie mille a Sabina Alasia, presidente del Naga, grazie mille davvero e buon lavoro. Quindi, miei carissimi milanesi, con piacere anche quest'oggi siamo tornati sul tema del CPR di Milano. Alcune conferme, alcune nuove informazioni ci fanno capire sempre meglio come questo luogo sia qualcosa di veramente indifendibile, un luogo di privazione dei diritti per persone che non hanno commesso nessun reato e che vengono trattate dallo Stato italiano come esseri umani di serie B. Quello che ancora di più ci sorprende è il silenzio che ruota intorno al CPR di Via Corelli. La politica, la società civile, anche la Chiesa sta lasciando soli coloro che lottano contro il CPR e anche coloro che devono gestirlo, così da far contrapporre le due fazioni che in realtà a volte sembrerebbe la pensano in maniera simile, ma staremo a vedere, perché su questo torneremo settimana prossima quando avremo come ospiti proprio la cooperativa che gestisce il CPR di Milano e con cui potremo finalmente capire ciò che succede, mi auguro, in questo luogo senza legge. Il silenzio del sindaco Sala continua a persistere, ma il nostro sindaco, miei carissimi milanesi, è in ottima compagnia. Sono passati 11 giorni da quando ho chiesto sia a lui che a Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Partito Democratico, di farci sapere qualcosa, ma ancora nulla dalle loro bocche. A questa silenziosa compagnia però mi sento di aggiungere quest'oggi anche l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Quando sentiremo la Chiesa milanese dire qualcosa a riguardo del CPR? Monsignor Delpini, vuole far parte anche lei della Compagnia del Silenzio? Oppure ha qualcosa da dire? Attendo con impazienza e fiducia la sua risposta. A Milano però la strada verso l'intolleranza e la discriminazione è lastricata di eventi e manifestazioni locali, come ad esempio quella che questo sabato vedrà la Lega manifestare contro chi non ha nulla,
contro chi non ha cibo, vestiti e spesso anche nessun diritto. Miei carissimi milanesi, il partito dell'ex consigliere comunale Matteo Salvini manifesterà davanti alla sede del Pane Quotidiano di Viale Monza. Una contestazione che non potrà far altro che far sentire coloro che giornalmente, disperati, si trovano costretti ad andare a chiedere aiuto appunto al Pane Quotidiano, farli sentire ancora più soli, ancora più poveri eppure colpevoli. Miei carissimi milanesi, la nostra città può dare un'immagine di sé sicuramente migliore di questa. Siamo proprio sicuri che vogliamo essere ricordati solo per quanto siamo intolleranti? Grazie davvero per averci seguito, buon weekend a tutti, a presto.